amici ben svegliati, anche questa giornata la iniziamo insieme in pole position parlando del tema dell'ingegneria, il mondo dell'ingegneria, dei servizi in particolare con CMP Engineering, un'azienda di Firenze, di Scandicci più precisamente. Allora è con noi l'ingegner Marco Conti, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, buongiorno. Presidente di CMP Engineering. Allora, intanto, prima di parlare della storia molto importante di cui parleremo diffusamente, vorrei sapere di che cosa vi occupate. Spieghiamolo un po' ai nostri amici a casa. Noi ci occupiamo di ingegneria per l'industria farmaceutica, prevalentemente. Per l'industria farmaceutica e per settori che sono affini all'industria farmaceutica, quindi settori come la cosmesi, come il settore alimentare nutraceutico cosiddetto, il settore dei medical device. Tutti gli ambiti che sono normati in modo simile a quello del farmaco. Ecco, come si applica l'ingegneria al mondo del farmaco? L'ingegneria si applica come in qualunque altro mondo, soltanto attraverso un sentiero che tiene conto delle normative applicabili. Quindi, dato che il settore è molto legato, molto normato, certo, è necessario tenerne conto e quindi piegare le scelte progettuali all'esigenza normativa. Quali sono i principali servizi che offrite? Noi offriamo principalmente quella che è l'ingegneria farmaceutica e che si sintetizza nello sviluppo del processo progettuale, dalla progettazione concettuale alla progettazione esecutiva, all'esecuzione delle opere progettate, fino anche al chiave in mano quando ci viene richiesto, e il project management nel caso in cui ci sia da gestire un'attività realizzativa. Poi facciamo attività di qualifica e convalida, che è una verifica documentata che le macchine raggiungano, le macchine, gli impianti, i servizi legati alla produzione del farmaco raggiungano le prestazioni previste. Certo, degli standard, diciamo. Secondo certi standard. Bisogna garantire l'affidabile riproducibilità del farmaco. Certo. E poi operiamo anche nel settore del facility management, quindi nell'ottimizzazione di servizi non core per il settore farmaceutico e gli altri settori di cui stiamo parlando. Abbiamo clienti anche che non sono strettamente del settore farmaceutico perché l'energia è uguale per tutti. Tutto questo com'è nato, ingegner Conti? Questo è nato da una mia iniziativa. Io ero manager in una multinazionale del farmaco. Ho deciso di tentare una strada mia, personale, mi sono unito ad altri colleghi che avevano già preso questa strada e ho creato questa azienda che completava il range dei servizi che potevano essere forniti all'industria farmaceutica e alle altre industrie di cui si parlava prima. Cosa distingue CMP Engineering dalle altre aziende che fanno questo nel settore? Fondamentalmente noi parliamo la stessa lingua delle aziende dei nostri clienti, quindi questo aspetto normativo che è così cogente viene interpretato correttamente, c'è un modo di interpretare le cose che è coerente con le aspettative del cliente. Un linguaggio comune. Quindi. Un linguaggio comune ed inoltre l'integrazione dei servizi, l'integrazione all'interno di un gruppo di società che svolgono un'attività tutta coerente ci consente anche di disporre di professionalità al bisogno che integrano le nostre prestazioni. Le vostre competenze, certamente. Qual è la situazione del mercato di riferimento? Il mercato è un mercato in evoluzione positiva dal nostro punto di vista perché pur avendo avuto traversie economiche come tutti gli altri settori ha continuato a svilupparsi il numero di pezzi e quindi industrialmente. Se si sviluppa industrialmente si sviluppano le fabbriche e quindi si sviluppa la nostra attività. E questo è molto importante per voi e poi per il mercato. Poi c'è anche la tendenza all'outsourcing che è sempre crescente, esatto, da parte delle aziende, quindi questo spinge le società di servizi a dare sempre maggiore supporto alle aziende e clienti. Questo è CMP Engineering, l'ingegner Marco Conti, grazie per essere stato con noi, Presidente. Grazie davvero. Grazie a voi. E questa intervista la potete rivedere in streaming, on demand, su tutti i nostri dispositivi, smartphone, tablet, sulle smart TV, Samsung naturalmente. L'appuntamento per un'altra intervista è domani mattina sempre alle 7 sul canale 160 del digitale terrestre nazionale. Ci rivedremo ancora una volta insieme in pole position.